Sono particolarmente contento di avere con noi il grande Giorgio Minguzzi. Grosso, Grande, è anche grande, no, è soprattutto grande. Lui dice che è grosso, no, non è grosso, è grande. È grande, 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 e sono contento soprattutto perché per la prima volta, beh, sarà capitato altre volte, però per una delle rarissime volte è intervistato e non è lui che intervista, perché ma è Giorgio. vero, non capita poi così tanto. Statisticamente è rilevante. Però mi fa molto piacere perché io sono un suo fan, follower, un podcast che dal 2015 lui produce e dà tanti, 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 poi ce lo dirà, tante persone che lo seguono perché è una nicchia, un B2B, Sì. quindi non è un podcast che parla né di moda né di bimbe o di giocattoli, ma Purtroppo, parla di business. Parlando di business e parliamo di Merita Podcast, il nome del podcast, io lo seguo, l'ho seguito da molto tempo. E a un certo punto siamo entrati in contatto in un evento di startup, in quel di Faenza. E in quel di Faenza ho detto: ah, sei tu Giorgio Minuzzi? Sì, sono io, eccetera, eccetera. Allora a quel punto ho detto: beh, bisogna che facciamo qualche cosa, che poi è arrivato dopo un paio d'anni, no, anzi, da prima della pandemia. sì, prima, poco prima della E pandemia, quindi poco pensate, prima. già sono 3 anni che ci conosciamo ed è arrivato il momento. Ho detto, finalmente lui ha accettato di essere intervistato, cosa che il ruolo non è così semplice, perché comunque intervistatore è sempre in una posizione un po' particolare, no? Sì, È lui obiettivamente sì. che gestisce, invece oggi sei gestito. Sì, ma da un certo punto di vista l'intervistatore può fare la fine di Marzullo molto facilmente, quindi Esatto, quindi devo stare attento, no, anche perché io non sono un professionista come te, quindi io faccio quello che posso. Però la mia prima domanda è una domanda che è nell'ABC di qualsiasi intervistatore. Allora, sono 7-8 anni che tu fai questo podcast. Raccontaci che cos'è, perché lo fai e ecco un po' di un po' di background. background. Ma vabbè, allora, che cos'è? È un podcast che è dedicato a chi sta in azienda. Quindi è un podcast che di solito vi parla di marketing, di business, di attività commerciali, tende sempre a, perché paga in termini di ascolti, a riferirsi a chi vuole mollare il lavoro. Liberty Island, liberati dalle catene, butta via, manda a quel paese il tuo datore di lavoro e vivi una vita piena di ricchezze e dalle spiagge, ecco, molto accattivanti. Io ho pensato di dedicarmi invece a chi non vuole mandare a quel paese il suo capo ufficio, vuole fare carriera in azienda e tendenzialmente è un podcast per chi vive l'esperienza corporate. Poi è vero che faccio alcune puntate riempipista, ma questi sono tecnicismi di cui magari parliamo dopo. Quindi è un podcast dedicato al business per chi lavora in azienda. Perché un podcast? Beh, o meglio, perché ho fatto questo podcast? Perché sinceramente io uscivo dal mondo corporate, volevo procacciarmi dei clienti, volevo avere una visibilità che non avevo mai costruito, perché io ho fatto la mia carriera all'interno di aziende anche multinazionali, quindi nessuno sapeva in realtà chi io fossi. Magari compravo tanti servizi digitali, ma poi quando li devi andare a vendere, sì, sono partito che avevo già dei clienti, ma poi ne volevo degli altri e quindi volevo farmi conoscere. E a quell'epoca, il 2015, per me la scelta era adesso capisco che parlare del 2015 è fare un salto quantico nella preistoria, non nel digitale, però c'era i blog, gli albori dei canali YouTube. Quindi gli albori dei canali YouTube, oppure c'era una roba abbastanza di nicchia che nessuno si filava, che era il podcast. Io mi sono fatto un rapido conto, ho visto quanti blog post venivano pubblicati al giorno ed era una cifra spaventosa, quante ore venivano caricate su YouTube ogni minuto, una cifra spaventosa. A quell'epoca a me non servivano comunque migliaia di clienti, me ne bastavano pochi per fare un fatturato che mi potesse dare soddisfazione. Ho detto: ma sai cosa c'è? Che nel podcast apro in lingua italiana, quello che voglio fare io non lo fa nessuno. Il podcast all'epoca era la ripetizione
delle puntate delle radio, no? dei repository della zanzara, come ancora adesso, ecco, in gran parte, però senza tutte le persone VIP che ci sono oggi. Quindi io mi sono posizionato, ho cominciato a fare puntate ogni settimana una dietro l'altra e ho radunato una piccola e agguerritissima audience di persone che comunque si è affezionata. Qualcheduno va in vacanza in un posto, lo incontri, viene a trovarti in ufficio, ci fai quattro chiacchiere a un evento e capita che salta fuori del lavoro da fare. Questo è il motivo per cui ho iniziato. È un metodo promozionale dove però do del valore a fronte di un domani, un rapporto della visibilità. È nulla di diverso da quello che fanno tutti gli altri. Ecco. Tu infatti hai citato che questo, diciamo, format, chiamiamolo così, no? Più che un format, questo medium che è il podcast, nacque tanti anni fa con questa intuizione, probabilmente della Apple, ma correggimi se sbaglio, che poi faticò a decollare, iniziò a decollare negli Stati Uniti e da noi cominciò a fare qualche numero nel 2015, di recente. Tra l'altro ci sono, hai citato dei VIP, ci sono dei VIP che hanno anche fatto delle società di podcast, c'è Cora, dove c'è Nieto Calabrese, altri, no? Il famoso giornalista, dell'ex direttore, credo, di Repubblica, se mi ricordo bene, o della Stampa, adesso non ricordo, perdonatemi, mi perdoni. Beh, Calabrese, se Stampa, ci segue, della Stampa, ok. Quindi è diventato un mezzo di comunicazione che in ogni caso sta crescendo, se non altro per il fatto, leggevo le statistiche americane, che nei momenti vuoti molte persone, soprattutto legate al mondo del business o di qualche particolare passione, invece di ascoltare la musica in auto, in treno, in aereo, ascoltano i podcast, vero? Sì, diciamo che una delle funzioni più interessanti è quella di utilizzare il podcast per tenersi compagnia in attività che ti permettono di fare altro. Faccio un esempio banalissimo: portare a spasso i cani, non posso guardare un video di YouTube perché se lui mi attraversa la strada, esatto, magari lo faccio tirare sotto da un camion, mentre invece io posso tranquillamente ascoltare, come se sono da solo in macchina, io posso sentire la radio, posso sentire della musica in MP3, che mi pare a me, Spotify, eccetera, oppure posso sentire qualcuno che mi racconta qualcosa. All'epoca che ho iniziato io, veramente gli show in lingua italiana erano così pochi che chi capitava lì per caso guardava la classifica, per anni ha trovato sempre le stesse persone, più o meno, e fino a quando non si è arrivati, diciamo, a qualche anno fa, era veramente una vetrina che era un passo forzato, perché il podcast non ha discovery, è difficile da farsi conoscere, no? E quindi per me ha funzionato molto bene fino a un certo punto, perché dopo ho cominciato ad avere bisogno di, sono cambiate le mie necessità e qui era cambiato anche l'ambiente del podcast in Italia. Però non vedo, io diciamo, ho deciso di fare podcast soprattutto perché ero un utente di podcast. Faccio un esempio molto personale: io lavoravo in un'azienda dove, diciamo, la formazione era formazione che compravi e facevi il grande corso aziendale finanziato. Dovendo fare marketing digitale in ambito internazionale, io non è che avevo molti corsi da poter comprare o far comprare all'azienda, e mi autoformavo io, leggendo, guardando, formandomi online, ma i podcast erano una miniera di informazioni che potevo gustare nei numerosi viaggi in aereo che io facevo all'epoca per il mio lavoro. Quindi io scaricavo tutti i podcast, perché all'epoca non era, cioè li scaricavi, e li mettevo lì, 10 podcast che mi interessavano, cuffiette, stavo lì un po', guardavo un film in aereo, perché avevo delle tratte del minimo 6 ore, ma anche a volte 12, e quindi stavo lì e mi ascoltavo sta roba. È chiaro che ascolto dopo ascolto poi scopri sempre qualche podcast migliore, qualcuno lo abbandoni, qualcuno smette di essere prodotto, e cominciavo ad avere una buona conoscenza dell'ambiente in lingua inglese, perché ripeto, in italiano c'era pochissimo, oppure quello che c'era non interessava a me, non erano argomenti che mi... Non era business. No, ma magari era business, ma non era rivolto, non era utile per me, quindi non li ascoltavo.
E quindi cosa ho fatto? Ho detto, vabbè, cioè un ambiente dove c'è richiesta di contenuti, perché devo fare un blog quando posso da un podcast fare anche il blog? La cosa interessante, io seguo alcuni podcast americani, quello di Kawasaki, quello di Godin, quello, insomma, sono i nomi famosi del marketing, e seguo il tuo. Nel tuo trovo sempre, al di là del fatto che l'italiano, anche se uno sa l'inglese, comunque è la tua lingua, e quindi quando l'ascolti con più rilassatezza, insomma, con più agio, però devo dire che trovi sempre delle persone da intervistare che sono tra il curioso, ma soprattutto tra l'interessante e l'estremamente coinvolgente. Come fai a trovare queste persone e qual è la ratio che usi nel trovarli? Allora, io non ho tantissimi pregi, ma il mio network di contatti è uno degli asset migliori che ho a disposizione. Quindi ognuno fa un po' di necessità e virtù. Io ho una buonissima rete di contatti e la sfrutto veramente tanto, anche a beneficio dei miei clienti, ad esempio, cosa che potrei valorizzare di più anche economicamente. E questa cosa qui a me apre tantissime porte e le lascia aperte nel tempo. È chiaro che devi essere un po' anche con la faccia di bronzo, perché io alcune persone le ho approcciate in maniera scientifica perché sapevo che volevo arrivare lì. Ad esempio, io so che c'è un marketing manager italiano in un'azienda straniera, io me lo vado a cercare su LinkedIn, io per 2 mesi ti faccio like a ogni roba che fai, dopodiché a un certo punto ti dico, possiamo parlare, ci prendi... Tu, avendo ricevuto una marea di like da me, dici, cazzo, questo è l'unico che mi mette like, mi dai un appuntamento e io ti invito. Tecnicamente, quando fai così, quasi sempre ti dice di sì. E quindi io guardo tante persone e cerco di trovare delle persone interessanti. Devo dire che questo però è accaduto, una ventina di volte rispetto alle più di 300 e rotte puntate che ho fatto, perché mi è bastato il mio network. Un po' anche perché io ho un mix, faccio un po' di puntate dove ci sono io, chiaramente genero traction per il mio lavoro, che sta pagando molto bene. Ne parlavo prima con alcuni ospiti che abbiamo qui di persona, più o meno è un lead buono qualificato a settimana. Wow! E tanto io non ne posso gestire tantissimi, anzi io vado in saturazione subito, perché sono da solo per la parte, diciamo, consulenziale, quindi a me va più che bene. Quanto tempo ti ci vuole a fare una puntata? Allora, sarà, diciamo, varia, però come tempo, in media? È meglio che non lo dica, perché chi vuole mettersi a fare un podcast prende e va via. Beh, però il cuore di questa, diciamo, di questo incontro è proprio quello, no? Cercare di capire come fare a costruire un personal brand utilizzando un podcast, YouTube. Allora, diciamo così, in media una puntata semplice, 2 giorni di lavoro. Wow! Sì, una puntata semplice. Se ci devo mettere il tempo per corteggiarti online, convincerti ad essere, cioè... È ancora più lunga. Sì, è ancora più lunga. Però c'è editing, perché c'è scripting, per quale motivo? Per tanti motivi. Allora, prima di tutto, quando tu chiedi a una persona di essere intervistata, mettiamo l'intervista, che da un lato è un po' più facile perché una parte dei contenuti te li offre, chiaramente ti risponde alle domande, però non possono essere domande fatte a caso. E per non essere domande fatte a caso, un po' devi sentirlo prima lui, ma quando lo senti per la prima volta, già andare a fare un po' di ricerca tu. E la ricerca porta via del tempo. Porta via del tempo per mettere le domande in chiaro, ma per chiarirtela nella mente, ma anche per fare la ricerca di sapere bene, ma questa persona che vuoi intervistare cosa ha fatto realmente, che tracce di lui ci sono online, e quindi ti vai a fare un po' di screening. Questo porta via già del tempo. Poi porta via del tempo a contattarlo e fare in modo che lui approvi le domande, che nel mio caso perché sono concordate? Perché io non ho interesse a fare uno scoop tipo, hai tradito tuo marito, oppure, ecco, non mi interessa questo, a me quindi interessa. Non c'è gossip, quindi io voglio metterlo a suo agio, fare in modo che lui faccia bella figura, ma soprattutto dare un percorso logico a chi ascolta che tragga qualche cosa dalla puntata che si va ad ascoltare. Quindi c'è un po' di lavoro. Dopodiché, una volta registrato, che è la parte che ti porta via un'oretta tra le chiacchiere, saluti, eccetera, poi c'è la parte di editing.
dove tu togli tutto quello che raramente impappinature, troppo da dire, caspita, non so, aspetta, ho risposto male, lo ridico, rarissimamente. Però togli tutte quelle indecisioni, perché io non ho alcun interesse che il mio ospite venga percepito come uno non all'altezza. Quindi faccio un esempio. Se io ho un'esitazione, io la taglio. Perché nel parlato, normale come siamo qui adesso io e te, è normale e anche valorizza, diciamo, il rapporto, perché io vedo te. Viceversa, sentito un aspetta un attimo, anche delle pause rompono il ritmo, per cui io voglio che lui abbia la migliore esposizione possibile. Però quindi, tu fai anche puntate su YouTube, correggimi, anche TikTok, mi ricordo che tu hai fatto anche una puntata delle tue 317, vado a memoria, non ho letto da nessuna parte. Allora, sono 318 già... L'ultima me la sono persa. Sì, sono 318 puntate, ma poi in realtà sono 400 contenuti caricati su YouTube, di varia natura, perché ho delle puntate, diciamo, non inerenti a Merita, avevo fatto uno spin-off e dopo ho visto che non mi portava niente, che si chiamava Business Tool, dove praticamente parlavo di tool da usare, tool di vario genere, da Notion, però quello è un lavoro completamente diverso da quello che vuoi fare, cioè raccogli una audience che vuole un corso su Notion, che vuole un corso su Airtable, che vuole un corso su queste cose qui, e a me non interessa, ecco, al momento non mi interessa questo tipo di audience. Quindi ho fatto una prova, faceva grandissimi ascolti, ma poi non era interessante per la parte business, no? non mi gratificava, perché non era la strada che volevo percorrere. Quante persone ti seguono sul podcast? Allora, è difficile da dirlo, perché il podcast ha fatto anche a volte 15.000 ascolti al mese, però io faccio 4 puntate, quindi, ma non, tu non devi per forza ascoltarle tutte, no? E quindi non te lo so dire, io non ho un dato certo, mentre invece nel canale YouTube è facile, pubblico solo 3.200, ma il canale YouTube ha molti anni meno, perché ha un anno e qualche mese, ecco, quindi non ha l'attraction che ha avuto, e poi YouTube è satura, ecco, cioè ce n'è di roba su YouTube, però di YouTube magari parliamo fra un attimo, che è una ci porterebbe fuori strada, però ecco, io non ho idea, okay, di qual è, quanto è grande in realtà, perché tu vedi un dato, ma non sai in realtà se dietro ci sono più persone. Io lo ascolto in macchina ad alto volume in 3, l'ho solo scaricato, non l'ho mai ascoltato, sì, sì. Ne ho ascoltato un pezzettino e poi non l'ho più ascoltato. Io lo ascolto a pezzi, confesso, come tanto. Anche perché l'ultima era un'ora. Esatto. E quindi, beh, se vai a Rimini va bene, ma guarda, se fai un giro più breve, guarda, magari lo interrompo, poi lui riprende e lo ascolto nel viaggio di ritorno, oppure ancora, alla fine. Allora, questa è una lunga diatriba, nel senso che normalmente io ti dico che le puntate che a mio giudizio sono della lunghezza giusta è mezz'ora, però è un mio giudizio, perché mezz'ora 25 minuti, perché 25 minuti è il commute medio di un italiano, ok? Però se guardi le persone che sono lì in nostra compagnia e vedi Pier Giacomo è un follower assiduissimo del podcast, e lui ama le puntate lunghe. Ciao Pier Giacomo. Lui, perché? Perché le usa per farsi passeggiate, corse, eccetera, e le ascolta, e interrompere continuamente, cambiare, è una scocciatura. Diciamo che ognuno ha delle sue preferenze. Io, quando ho un ospite che ha voglia di parlare, ha il tempo per restare, io non è che lo tronco e lo mando a quel paese. No. Vabbè, mezz'ora è finita. Però tendenzialmente ho visto che, per una questione anche di algoritmi, una puntata che dura un po' meno viene poi spinta di più. Perché io non ho l'attraction di Joe Rogan, che può fare 3 ore e tutti lo conoscono, no? Però, ripeto, io non ho mai... Adesso in particolare YouTube sta premiando più il contenuto corto di quello lungo, ma ne parleremo dopo, però, abbiamo detto. Sì, no? Sì. Quello che mi piacerebbe, Giorgio, perché un po' a discutere, è far capire, e capire anche io, perché no, cioè, siamo tutti qui sempre per imparare, e come fare a costruire un personal brand, perché tu sei un personal brand. Sì, io lavoro su quello, perché è l'unica... Ecco, io faccio marketing solo così. Cioè, non ho campagne, non ho advertising, faccio solo marketing con i contenuti. Perché? Perché è molto, molto conveniente dal punto di vista e dell'impegno dopo di relazione con i clienti.
Faccio un esempio. Io ero in fila a un evento e una ragazza dietro di me, una signora, mi dice: Giorgio, sei Giorgio Minguzzi di Merida Business Post? Sì, sì. Che lo ricordo. Vabbè, ho delle chicche da raccontare su queste cose qui, ma questo andrebbe fuori tema. La ragazza, questa signora, mi dice: dorme tuo figlio? E io lì per lì sono rimasto, cioè, anche stranito, no, della domanda. In effetti lei mi spiega che aveva appena ascoltato una delle prime puntate dove mio figlio aveva 1 anno e mezzo e non dormiva niente. Ma nel frattempo ora i miei figli hanno 9 anni e poi ce ne sono 2, no? Quindi, bravissimo, ok. Però dal punto di vista umano, per lei, che aveva ascoltato tantissime puntate, lei era convinta di essere una mia amica. È lei che ha scelto di ascoltare, di parlarmi. Quando vedi un cliente che ti segue e ti chiede qualche cosa, è tutto molto più semplice, perché lui ti ha già scelto. Poi può essere che tu gli dica di no, che non sia il momento giusto, che tu non abbia realmente quello che lui ti sta chiedendo, per cui gli dici onestamente che non fai tutto e quindi è. Però tendenzialmente il cliente che ti contatta attraverso la forza del personal branding, se è fatto bene, se è giusto, calibrato giù, cioè non che fai robe, non so, sul subuto, oppure mi chiederebbero cose sul subuto, io non ne sai per niente. Ecco, in questo caso io ho persone che mi contattano e a loro sembra di conoscermi da una vita, si scremano da sole. Dall'altro lato, quelli nuovi trovano tracce positive su di me, e se io ti incontro ad una fiera e fai una ricerca su Google e trovi 400 contenuti video da poter guardare, se tu hai il sentore che io non sia la persona giusta, te ne vai per la tua strada molto velocemente. E per me questo è un gran regalo, perché il problema è quando tu non sei sicuro che io sia la persona giusta e perdiamo un mese a pensare se mimo, ma... E alla fine quello è tempo che tu paghi e non ti viene mai riconosciuto con nulla. Quindi diciamo che il tuo investimento iniziale è stato una scelta di sviluppo commerciale, sì, della tua attività, che nel frattempo da dirigente era passata a indipendente. Sì. È stato un cambiamento, cioè un ragionamento lungo? No, è stato un ragionamento però lucido, non lungo ma lucido. Faccio alcuni esempi. Quando i guru del podcast ti dicono parti con le tue passioni, può essere una strada, ma il problema è che questa è la tua passione, non ha un mercato, fai fatica. Invece il prodotto editoriale, come piace chiamarlo a me, il prodotto editoriale che io ho preparato, è un prodotto già atto ad ospitare diverse forme di monetizzazione. Faccio un esempio banale. Io nella prima puntata ho messo uno sponsor. Veramente è uno sponsor di un'azienda che conoscevo, già mia cliente, l'azienda con cui io sono partito. Però chi guarda e ascolta le prime 3-4 puntate e vede questa pubblicità, già vede lo spazio business occupato da uno sponsor. Okay? Quindi nella sua mente comincia a pensare che questa è un'operazione commerciale e non è il ragazzo o pseudo ragazzo ormai che si racconta o fa una roba per hobby perché gli piace. Quindi il mood è lavorativo, lavorativo. E quello ti ha aiutato? Moltissimo, perché poi altre aziende hanno chiesto e hanno detto: ma possiamo farlo anche noi, quanto vuoi, quanto chiedi, no? Quindi questo è il primo aspetto. Quindi sei partito alla grande. Sì. Il secondo aspetto è che quello spazio, se non è coperto da uno sponsor pagante, può trasformarsi in una pubblicità, un link di affiliazione. Soprattutto oggi sto sperimentando grandi soddisfazioni sul software as a service. Perché? Perché se vendi, adesso dico una stupidaggine che tutti conoscono, Canva, e hai il link di affiliazione, ogni mese il cliente paga e tu ricevi in perpetuo una e affiliazione. Questo lo fai con un ulteriore canale, se non sbaglio, che è Telegram. Giusto? Allora, Telegram è a supporto di quello, però in realtà io lo faccio proprio nei video. Ah, tipo, okay. Questa puntata è offerta da Pipedrive, che è un CRM molto conosciuto, c'è un link di affiliazione, dove, lascia stare che tu nel mio sito trovi tutti i percorsi per essere aiutato con i CRM, però alla fine se lo compri, a me genera delle revenue. Quindi io non... Cioè il messaggio che voglio mandare è: questo non è il Giorgio che parla del suo hobby, ma Giorgio che fa una parte del suo lavoro. In modo che sia chiaro anche per le aziende che scelgono poi quel canale lì
per fare advertising. Però ci sono, diciamo, due livelli, almeno per quello che percepisco. C'è un livello di Giorgio, che è una persona che dal podcast ne trae un beneficio commerciale e anche addirittura di fatturato. Clienti e addirittura fatturato indotto dalla questione dei referral. Invece nella questione dell'immagine, cioè della brand awareness del Giorgio professionista o di quello che ha un'azienda, quindi giusto per trasferire anche l'altra faccia della medaglia, no? Che non è puramente monetizzazione dal fatto di fare il podcast e dei link che ci sono dentro, cioè che beneficio può dare un podcast o un canale YouTube o altre cose che magari ci puoi suggerire. Adesso, se noi prendiamo le persone che sono qui davanti a noi, no? E chi di loro mi ha incontrato, dopo 5 minuti, se ha un minimo sentore che io lo possa aiutare per qualunque cosa, apre Google e cerca il mio nome e cognome. Se non trova niente, che sensazione ha? Perché uno che si occupa di marketing digitale non ha lasciato una traccia di sé da nessuna parte? Sì, potrebbe trovare magari in alcuni casi il curriculum, la pagina LinkedIn, poi magari non c'è scritto niente dentro. Ecco, con me trova tutta una serie di contenuti, li guarda anche per pochi istanti, ma capisce se la cosa può andare avanti. A me quello che interessa di più della parte di personal branding è che la persona si allontani il quanto più velocemente possibile se non è in linea. Perché in realtà il problema non è solo attrarre, ma è non perdere tempo con quelli non in linea. Cioè, se io ti mandassi messaggi confusi o non ci fosse niente per sapere, cioè per scremare il rapporto prima, tu probabilmente verresti da me e al buio dovremmo verificare insieme che possiamo lavorare. Poi magari scopri che mi hai già chiesto 3 preventivi, non mi piace, tu non, diciamo, io non ti piaccio, e sei in una posizione di o mi hai fatto perdere tempo. Se io non ti piaccio, tu hai già visto i video, non mi devi, cioè, ti allontani da solo senza togliermi del tempo. Questo è il beneficio più grande che io sto sperimentando. Poi è chiaro che se ti muovi in un certo modo, se crei contenuti di un certo tipo, arrivano anche attraverso il passaparola delle persone che si segnalano il mio podcast, arrivano, ti conoscono, passano un po' di tempo in macchina con te e poi ti chiedono dei lavori. Ah, questo è assolutamente positivo. E quindi se invece tutto questo, dato che noi siamo startup grind, siamo al Big Bo, che è il posto dove le startup crescono, si sviluppano, cominciano a prendere investimenti, perché qui ci sono delle occasioni estremamente interessanti, ma al di là di questo mini micro spot per big, per una startup avrebbe senso sviluppare queste forme mediali? È molto difficile dire se avrebbe senso in generale, perché senza conoscere il mercato cosa fa, veramente molto difficile. A me piace fare questo esempio. Se dato un'occhiata alla Apple, che sicuramente non è una startup, ormai è stra gigantesca, oppure guardate Amazon e guardate anche Alibaba nella versione cinese, se avete voglia di andare a vedere un po' i social, i loro capitani d'impresa, i loro fondatori, Jeff Bezos, Tim Cook adesso, hanno più follower che l'azienda stessa. E questo ti fa riflettere sul fatto che poi alla fine le persone comprano da altre persone e scelgono anche in base all'autorevolezza di chi guidano. Quindi mi viene da dire perché no, però non mi sento di dire a prioristicamente a tutti fate un podcast, lavorate sul personal brand, io non so che c'è dall'altra parte che ci sta guardando. Però sto cominciando a vedere che più che la pubblicità per l'impresa, la parola della persona in questo momento storico è più efficace. Per la mia esperienza. Beh, ad esempio, nello sfondo che avete visto, che ho scelto come vetrina della puntata di oggi, ho messo volutamente un libro e ho messo una foto di Richard Branson. Secondo me Richard Branson è uno di questi, diciamo, capostipiti forse dell'azienda persona, che non è con il suo nome, ma che si identifica
nella persona di Richard Branson, il mondo Virgin, il mondo che è tutto quanto coerente dalla cola all'aereo, dalla musica al villaggio turistico, insomma. Beh, sicuramente lui sul settore che fa più presa per il suo lavoro ha costruito un personal brand, insomma, fatto ad arte, ecco, le ragazze con lo yacht, eccetera, no? Che mezze nude, così. Poi vedi anche altre persone che hanno un personal brand completamente differente. Se tu vedi Elon Musk con le sue citazioni che sono dappertutto, dove dice che vive in fabbrica, lavora in fabbrica, poi se voi aprite un qualsiasi giornale di gossip, tu vedi che con lo yacht a Mykonos, in Transilvania, a fare la festa di Halloween, e tu dici, ma non era quello che... Vestito da, cos'è, sì, da Star Wars, cos'era? Sì, esiste una fitta di supereroe. No? Sì, esatto. Okay. Quindi dici, ma non è quello che dorme in azienda, quello è personal brand, cioè un posizionamento che lui ha preparato per il pubblico, dove lui è visionario, sicuramente tu non puoi fingere totalmente, però puoi indirizzare, no? Quello che vuoi far emergere di te. Quello che non salta mai fuori volutamente è lui a Mykonos con 10 ragazze fighissime che fa il bagno, lui vestito, magari trovi la cosa simpatica di Halloween, però non ti dicono che ha affittato un intero castello. Ecco, è meno sottolineato, no? Per cui anche quella è una scelta di posizionamento. Tu ti posizioni a seconda poi del pubblico che vuoi attrarre e ancora più, come dicevo prima, del pubblico che vuoi respingere. Diciamo che ci sono anche, mi hai dato il là per parlare di un problema anche legato al personal branding sui social, che è il mondo fuffa, i vari super esperti di qualsiasi cosa, specie nel mondo del marketing e del digitale, che a 20 anni ne sanno di più dei dirigenti o forse anche di più di Richard Branson stesso, si fanno vedere a Dubai con le Porsche e le Ferrari e ti vendono dei corsi dove ti insegnano loro come fare diventare ricco, cosa che invece poi spesso questa cosa non succede. Quindi quando uno fa questi canali, questi contenuti, deve anche stare attento a bilanciare anche la, come si può dire, l'aspetto di controllo, no? Di verifica della veridicità di questi di queste persone che comunque, no? Allora, è un business completamente diverso da quello che faccio io. Io non ho particolare antipatia, nel senso, questo business funziona, è un business che colpisce le persone in un momento particolare della loro vita, non colpisce, a differenza di quello che credono le persone normali, gli stupidi, i clienti di queste persone non sono stupidi, attraversano semplicemente un momento dove il sogno li allevia dei problemi, divorzi, promozioni di colleghi, dove frustrazioni della vita a varie, sì, certo, e quindi entrano con un'offerta che ti allevia dalla sua situazione, perché ti dicono che praticamente il mondo è ingiusto, tu non sei stato valorizzato, loro ti danno una strada per riportare giustizia nel mondo, no? Cioè nel tuo mondo. Questi fanno soldi e ne fanno anche abbastanza. Che sia completamente morale, non lo so. Sicuramente su 1000 qualcheduno che la imbrocca anche a caso e magari fa un po' di successo c'è, però poi devi pensare ai 999 che hanno buttato via 2000 euro a seguire cose che poi non hanno applicato. Certo è, a loro discolpa, c'è un'ottima produzione del prodotto, perché quando tu ascolti quei corsi, tu trovi tracce di manipolazione pesante in ogni istante. Ti faccio un esempio. Questo corso, questo video lo devi vedere 10 volte o 5 volte. Tu non lo farai mai, perché non lo farai mai, e così hai già programmato nella tua testa che il fallimento è dovuto al fatto che tu non hai applicato il metodo, no? E così è pieno. Per cui quel mondo lì funziona così, funziona egregiamente. Poi c'è chi lo fa molto bene e c'è chi lo fa da ladro di galline. Faccio un esempio, abbiamo incrociato un'azienda di software che produceva per un noto esponente di questo tipo di dei cripto Ponzi, cioè Ponzi, realmente schemi Ponzi.
e che c'ha questi softwareisti, senza neanche troppa attenzione, ci hanno detto per chi e per cosa hanno creato questo sistema. Quindi dopo lì c'è di tutto dentro quella cosa lì. Però io faccio un altro mestiere. Lo so, infatti io la cosa che apprezzo e tutti quanti che sono i tuoi follower apprezzano è che tu assolutamente non sei così, ma non neanche lontanamente si può immaginare una cosa del genere, ed è questo il lato positivo. No, però non faccio neanche polemica, ecco, non faccio neanche quello contro, perché per esempio ci sono canali che per dare addosso a questi si fanno della visibilità. Certo, certo. Io mi rivolgo a persone che lavorano in azienda, hanno un altro modo di pensare, cercano altre cose, non ho bisogno di criticare o affossare quello che fanno gli altri. Certo è che dal punto di vista del personal brand, fare il fuffaguro oppure fare contenuti, mi piace più dire pillola blu, pillola rossa, no? Quei contenuti che ti sbloccano la vita e ti fanno diventare come Dio, no? È una strada senza, cioè con pochissime vie di uscita di ritorno, perché quando tu ti sei messo in quella a produrre contenuti così, qual è l'azienda che ti potrà ingaggiare per fare qualcosa? E cioè, questo infatti il discorso a cui volevo arrivare è la selezione dei tuoi ospiti deve essere estremamente attenta per non cadere in situazioni che poi sono irreversibili. Quindi la cosa che apprezzo molto del tuo lavoro e che vorrei che riuscissi un po' a spiegarci è la costanza nella qualità, è la, così tenere in piedi 300 e passa puntate non è un gioco da poco, avere tanti ospiti ok, ma tenere un livello di un certo tipo senza scadere e senza neanche cadere in alcune trappole deve essere uno sforzo enorme. E quindi come fai a garantire a te stesso una costanza così alta nella tua produzione? Allora, produco delle puntate dove ci sono solo io quando non ho un ospite interessante da presentare, semplicemente mi trattengo. Cioè sarebbe molto facile fare un paio di numeri di telefono di questi qui, aumentare anche molto i follower, perché loro godono di una grandissima esposizione, sia nel bene che nel male. Quindi quando tu ti posizioni e fai discutere, tu alzi un rumore tale per cui generi, no? Generi un'onda che poi si propaga. Semplicemente non li chiamo, voi non troverete... penso quasi nessuno, forse qualcheduno mi è scappato all'inizio oppure ha cominciato la carriera dopo, però difficilmente. E come posso dire? Semplicemente guardi a trovare quelli che piacciono a te. Cioè io invito persone con il criterio che mi piace a me sentirle parlare. Cioè a me interessa sentire, per esempio, uno che ha fatto un'azienda davvero, uno che è riuscito davvero a prendere i soldi dai VC, una persona che davvero muove tanti milioni di euro di marketing su campagne di vario tipo, no? Come Jessica Bicego, ad esempio, che è un'autorità nel mondo del marketing per software as a service tra mobile. Però la devi trovare non a Lugo di Romagna o a Bagnacavallo, dove vivo io, ma la devi trovare a Berlino, dove ci sono le più importanti startup, oppure a Londra, oppure a Dublino li trovi queste persone. Devi stare un po' attento. Per esempio, una bellissima puntata che ho fatto qualche tempo fa, tanto per non parlare delle ultime, è con la marketing manager di Quora, che è di Cesenatico. Ok, le trovi, capisci con che persone sono e le chiami, perché io sono il primo a voler sentire quelle cose per me. E io penso di essere un buon campione della mia audience. Dopodiché tutto viene molto naturale. Viceversa, pago anche questo in termini di ascolti, perché se chiamassi una delle persone che tu hai in mente, in un attimo fai dei numeri esponenziali che saranno vanity metrics, saranno tutte queste cose qui, però a volte mi rendo conto che questo è un problema. Certo. Perché? Perché quando vai da un imprenditore e dici buongiorno, vorrei intervistarla, quanti follower hai? 3.000? Cioè, e ti scatta. Senti, parliamo di... Prima abbiamo diciamo anticipato che avremmo parlato un po' di YouTube. Vai. YouTube vogliamo sapere un po' di segreti, o comunque di dritte. Allora, YouTube è stata una scelta forzata perché lo scenario del podcast è cambiato. Cioè, il podcast è...
diventato per un periodo abbastanza più in voga, senza mai diventarlo davvero, perché il podcast è come il mobile. Questo è l'anno del mobile, questo è l'anno dei podcast, l'abbiamo sentito dire da tutti quelli che ti vendevano un corso a 9,99 per diventare podcaster. Fatto sta che si sia già sgonfiato anche il metaverso. Ma adesso io, dai dati che vedo, cioè, gli ascoltatori non sono poi così tanti di più in Italia, ma l'offerta è cambiata radicalmente. Faccio un esempio: quando sono iniziato eravamo, che parlavamo di business, tre, poi a un certo punto dopo è arrivato Montemagno e che si è portato, ma già quello è stato un segnale, cioè a cascata sono arrivati quelli che venivano dalla televisione, come lo stesso Montemagno è, c'era un volto di La Sette, comunque era una persona già nota. Quando tu devi combattere con J-Ax, La Murgia, i rapper, i trapper, oggi tutti fanno il podcast e magari fanno 8 puntate, le mettono lì, però sono delle macchine già collaudate, per cui se io ho mezz'ora di tempo di commute, ascolto Giorgio Minguzzi che mi parla di marketing o mi intrattengo con Bobo Vieri. Allora, praticamente l'offerta è così e purtroppo il problema non è dell'offerta, perché anche YouTube è piena, ma è la discovery. Cioè, se io ho le classifiche e basta per poter scoprire i podcast che mi interessano, beh, io come faccio a emergere? Cioè, io tanti auguri a quelli che pensano di aprire oggi un podcast senza avere un capitale in marketing da investire per lanciarlo. Non ti trova nessuno. Cioè, devi fare tutto tu, devi andare a bussare porta per porta per fartelo ascoltare. È chiaro che io ti dico, sono stato fortunato a partire prima, ho già un audience mia, per cui però sparire dalle classifiche e trovarti in mezzo a gente che fa 8-9 puntate, però che vengono spinte con altri tipi di dinamiche di un mercato che guarda altre cose, per me è un problema. Allora devo trovare una strada che mi aiuti a essere scoperto da persone in target. La strada che ho trovato è YouTube. YouTube ha la discovery e ha la forza di farti trovare dalle persone che cercano quello che tu vuoi, cioè quello che tu vuoi offrire. E quindi YouTube è stata una scelta un po' forzata, che non ha snaturato il podcast, perché a questo punto io cosa faccio? Produco un contenuto video che lo riporto su audio, lo riporto in testo scritto su blog, quindi sono presente su quello che volevo, cioè all'inizio io, no, dicevo o blog o video o testo, no, o audio. Ecco, ora le ho tutte e tre, in più con un video di YouTube che è uno sforzo solo creativo, oltre che a queste tre piattaforme ho contenuti da ritagliare per tutte le altre, Instagram, Reels, TikTok, eccetera. Quindi faccio quello che alcuni chiamano domination, cioè io sono presente anche se poi di fatto lo sforzo creativo è su un singolo social, un singolo canale. In più io sul podcast, dopo un po', il primo episodio si sedimenta sotto N altri. Su TikTok, dopo un mese, due mesi, un TikTok è morto, non te lo trova più nessuno. Su Instagram, dopo 24 ore, non sei più visibile. Io ho 5, 10, 20 view del mio primo video tutti i giorni, a distanza di un anno e mezzo. Su YouTube. Su YouTube. Quindi vuol dire che quel canale lì, il ritorno dell'investimento è esponenziale. Tu hai un effetto compounding del tuo sforzo creativo che continua nel tempo, mentre invece con gli altri canali si esaurisce immediatamente. Quindi la vera differenza è, dico la verità, Merit doveva partire come canale YouTube. Sono stato io che mi sono vergognato. Ho fatto degli esperimenti, se volete vi faccio anche vedere i video che avevo fatto all'inizio, li facevo in lingua inglese. Erano test, no? Però il primo test fatto in lingua inglese su YouTube, 40.000 view. Sì, una roba su LinkedIn. In lingua italiana non lo fai neanche se piangi in greco con i contenuti che ho io. Però dopo un po', io sì, mi vergognavo, non mi piacevo in video, però dopo un po' di esperienza col podcast, poi anche mi è passata e ho visto il grande vantaggio. E io oggi dico, ma perché le aziende B2B non usano di più YouTube? È una prateria che è satura per make-up, sport, marketing digitale, ma per il B2B è una prateria assurda. Io
sono andato per curiosità un po' di mesi fa a vedere dei video YouTube che ho messo sugli impianti d'asfalto, il mio precedente lavoro, 40.000, 120.000 view. Wow. Cioè, di un mercato di nicchia, lascia stare che molte non saranno di gente che poi vuole comprare, ma fa numeri paurosi, perché in realtà l'offerta per certi settori non è così ampia. Ma in più c'è il motore di ricerca fa in modo che le persone attirino a sé i video interessanti per loro. Questo non ce l'hai col podcast. Il podcast paga un prezzo altissimo per essere, diciamo, quasi decentralizzato. Cioè, il podcast non ha un padrone. Il podcast non ha un padrone. Hai mille possibilità di produrre contenuti liberi. Tutt'al più ti può bloccare Spotify sulla sua piattaforma, ma tutti gli altri lettori ti continueranno a leggere fino a quando non ti bloccano loro, no? Io potrei tranquillamente non caricare su Spreaker, come faccio, i miei file audio, potrei caricarli su un mio server e fare qualcos'altro. Questo è un vantaggio dal punto di vista della censura, però nessuno ha investito. Allora ti ritrovi con uno strumento che è tale e quale a come è nato. Non hai possibilità di fare community, non hai possibilità di intercettare email, non hai possibilità neanche di avere dei like, se non in alcune piattaforme minoritarie o poco usate. Quindi la community non la crei, l'engagement non si crea, non è indicizzato da nessuna parte perché sono solo file audio, insomma. Non è misurato. Non è misurabile perfettamente, sì, ci sono dei criteri che sono anche migliorati nel tempo, ma in virtù di pubblicità fatte col metodo tipo radiofonico. Io ogni 100 slot la pubblicità parte solo nel 25%. Vuol dire che non hanno oggi in Italia le aziende che fanno advertising su questo canale, perché mi vanno in bianco. No, è chiaro. Senti, siamo diciamo arrivati a 10 minuti dal termine della nostra puntata. Io vorrei dare spazio a qualche domanda dal pubblico, anche da quello da casa. Quindi preparate le tastiere a casa se avete delle cose da dire, perché comunque sia risponderemo. Partirei da qua. C'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere in particolare? Se no continuo io con le domande. Avevo una curiosità. Avete parlato del fatto che c'era stata una sponsorizzazione quando ha iniziato, no? Ma in cosa consiste la sponsorizzazione? Cioè, veramente ti hanno pagato oppure già è ingrassato perché li nominati? Allora, quella che ho citato prima era un esempio per dire che già nel primo episodio io avevo occupato uno spazio per far capire a chi ascolta che c'era quello spazio da poter riempire a pagamento. In questo caso, ti dico molto sinceramente, me lo sono giocato come un non dare lo sconto a un cliente. Quindi in realtà, ok, fa 105, al posto che ti faccio 100, resta 105 e ti faccio una puntata con te, ok? Questo è il primo approccio. Dopodiché ci sono diversi tipi di monetizzazione del tuo prodotto editoriale. Una tipologia è la pubblicità, cioè tu fai partire prima del tuo audio uno spot ed è quella che paga meno. Poi dopo c'è quella che paga di più, è la mention. Faccio un esempio. Benvenuti ascoltatori su Piripipiripa Podcast, questo episodio offerto da Salumi Beretta, adesso venuto in mente solo quello, ringraziamo il nostro sponsor, io li mangio sempre, buonissimi, mi sono fanzi, guarda ne ho uno qui e me lo mangio, mention. Oppure ci sono delle puntate dove tu a pagamento prepari un contenuto con loro, interviste a dei vendor di tecnologia, eccetera. Oppure l'altra possibilità è un po' più, diciamo, dal punto di vista del mecenate. Cioè io vengo da te e ti dico, io voglio una serie di puntate su questi temi che generano un output che è, so, qualcosa da scaricare su una landing page e io mi prendo i contatti. Oppure io ho visibilità da questo, per cui io non ti pago perché tu dica quanto sono buoni Salumi Beretta, ma ti faccio ti pago 10 puntate perché tu insegni a fare, che ne so, i tramezzini usando il salame, il salume, ok? Quindi sono varie tipologie. È chiaro che il media va conosciuto perché una puntata tante volte è un po' poco
perché passi subito all'azione, perché tu soprattutto sull'audio stai guidando, non è che ti fermi e vai a visitare un link. Però il vantaggio è che tu sei molte volte in cuffia, molte volte da solo, c'è un rapporto con il presentatore, host in inglese del podcast, per cui tu ti fidi e dici, caspita, Giorgio non mi proporrà un prodotto che fa schifo o una fregatura, se mi dice che è una roba buona, anche se lo pagano, e a me interessa, io vado a vedere che cos'è. Chiaro che ci sono delle piccole tecniche dove tu magari dai un codice sconto, qualche cosa per tracciare un po'. Però i risultati che io ho avuto sono questi. Cioè, più l'audience è piccola e ben affezionata al creator, più tu hai risultati in termini di scaricamento del giveaway, iscrizione a una newsletter, eccetera, eccetera. Per cui molte volte le aziende pagano per questo. Infine ti pagano in realtà anche molte volte solo per venire da te e creare un link entrante dal tuo sito a loro o creare una buona PR, no? Cerco, salti fuori fra le mille cose anche un podcast dove non vengo messo in difficoltà, parlo positivamente del mio lavoro, do una visione magari semplice per l'uomo comune, però è positiva e quindi sono interessati a fare questo esperimento. Ti posso dare un dato. Ho fatto recentemente un'operazione di questo tipo con un vendor, non è un segreto, andatevelo a vedere, si chiama Wildix. L'obiettivo era fare iscrivere persone a una LinkedIn newsletter per poi fare delle azioni lì. Si sono iscritte 944 persone in target. Dai dati che mi hanno detto, il 70% era perfettamente in target, il 30% erano un po' più curiosi e ma non proprio in target, ma comunque vicini. È un risultato straordinario per un podcast di nicchia che parla così, perché dal punto di vista numerico è molto rilevante. Però vale tanto quello che ti dicevo prima, cioè la fiducia che hanno le persone che ti ascoltano, il fatto che non hai mai fatto stupidaggini, loro hai una buona credibilità e loro associano a te la credibilità di un altro vendor che selezionato, non è una truffa, anzi, se hanno piacere, merita nasce proprio da questo, cioè anche il nome, io l'ho scelto perché se tu fai un buon prodotto, meriti di essere conosciuto perché propaghi il bene nel mondo, no? Anche se fai la pentola cuoce bene, il marito è più contento, non litiga con la moglie, cioè il bene si propaga, questo è il motivo per cui l'ho chiamato merita, meriti di essere conosciuto e in questo caso funziona. Basta non esagerare, non diventare avidi, non diventare proprio qualunquisti, dove passa di lì uno che ti vende un NFT, NFT, compra la mia figurina, ecco, quello dopo un po' l'audience se ne va e ti si riempie di gente che non va da poi da nessuna parte. Altre domande? Qualcuno di voi ha un podcast, un canale YouTube, ha fatto delle prove. Un canale YouTube, sì. Ok, che cosa fai, che cosa magari potrebbe essere utile sapere, in più di quello che già mette in pratica? Forse potrei imparare qualcosa. No, era questo lo scambio. Che cos'è il canale? Parla di recensisce di biciclette per bambini. Ah, ok. È una super nicchia. È una super nicchia. Link di affiliazioni a GoGo. Caspita, cioè caschetti, trombettine. A parte Amazon, che poi magari si vende anche meno, ma proprio le biciclette. Cioè, tanto a meno che non sia fatto per promuovere la propria azienda, così non so, però sicuramente c'è tanto da poter fare. Grazie. Anch'io, però per la musica, nel senso che ho fatto delle canzoni, le ho pubblicate. Quindi... Canzoni? Canzoni, sì, cantare. Nel mondo della musica ci sono applicazioni tipo StarMaker che permettono di fare delle feste all'interno dell'applicazione, una sorta di podcast. Ci sono milioni di utenti da tutto il mondo, si canta anche in diretta in questo modo qua. Cioè ci sono concerti virtuali, diciamo sì, così. Sì, esatto. C'è l'applicazione che
tanti suggerimenti su come cantare intonato oppure no. Wow. Tutte queste cose qua. La voglio scaricare. Star Maker, o se no, karaoke party, ce ne sono un po' che fanno questa cosa qua. È lo stesso metodo del podcast, però non c'è un insegnamento da parte di una persona e quindi una relazione da parte di una persona molto lunga. C'è l'applicazione che fa automaticamente delle cose e c'è uno spettacolo dal vivo. Ecco, a proposito di startup e di cose che riguardano il mondo del podcasting o queste cose, tu che sei sulla cresta dell'onda e sai esattamente che cosa c'è di nuovo, cosa potresti consigliarci? Guarda, è difficile dirlo perché chissà chi c'è dall'altra parte e che gusti ha, che cosa vuole. Ah, diciamo che quello che mi sembra di aver capito un po' in questi anni è c'era una tendenza qualche tempo fa che era di basare un po' tutto sulla SEO, cioè tu fai contenuti che hai la certezza che la gente ricerchi. Questa cosa è da un lato ancora valida, ma lato startup, business, così, dà anche degli effetti avversi. Quali sono? Di diventare una commodity. Ti faccio un esempio. Io ogni tanto faccio dei tutorial, ne faccio pochissimi, semplicemente per dare traction al canale, ma non ne faccio tanti per il semplice motivo che tu ti riempi di follower, ti riempi di persone che probabilmente non interagiranno più, oppure che saranno interessate solo a certi tipi di offerte. Perché? Perché tipicamente se io devo guardare un video su come si cambia il colore di YouTube da black mode a white mode, no? Una volta che tu me l'hai data la soluzione, ho fatto, ciao. Poi il giorno dopo, se ho un altro problema, cerco sempre su YouTube come se fosse Google e vedo un altro e il rapporto ricomincia esattamente come se fosse con te, cioè finisce nel momento che tu lo esaudisci. Quindi la SEO è importante per la discovery, ma per la costruzione del rapporto ti percepiscono come commodity. È più interessante trovare il modo di apparire nei suggeriti. E questo è un po' più difficile. Come si può fare? Trovando un giusto mix tra il titolo e la miniatura e parlando di cose che decidi per tempo dentro il video, usando delle parole chiave in modo che l'algoritmo sappia che quello è l'argomento, ma soprattutto generando engagement, watch time. Cioè non è semplicissimo. Diciamo che c'è la prima parte, è ti devono scoprire e tu devi avere una miniatura fighissima e un titolo accattivante al limite del clickbait. È chiaro che se poi tu non, che il problema del clickbait è che tu poi non dai la soluzione che hai promesso, non è tanto il fatto che ti crei diciamo curiosità o ti spinga, il problema è che poi apri e non trovi quello che volevi, no? Tipo il grande segreto per dimagrire, poi non lo dico, crei delusione, no, nel pubblico. Però se tu fai un'immagine veramente stravagante con dei colori accesi che incuriosisce, la prima cosa che si fa è si guarda l'immagine, poi si legge il titolo e questo ti fa decidere su cosa fare click e su cosa non fare click. Quindi la prima cosa da creare quando tu prepari un video è la thumbnail e il titolo. Dopodiché fai il video, fai lo script, fai tutto quanto. Questo è un modo per, chiaramente, il video deve essere guardabile, godibile. Che durata deve avere adesso, secondo te, ideale? Come posso dire? Non c'è una durata ideale, perché dipende da che cosa vuoi fare tu e chi vuoi raggiungere tu. Certo è che, e lo dico in maniera sibillina, se il video è di circa 8 minuti, YouTube ci mette 2 inserzioni pubblicitarie. Ora, nessuno ti dirà mai che vengono spinti dei video che permettono più inserzioni pubblicitarie. Però guardando dal punto di vista di chi paga tutto il cinema, è probabile che un'attenzione ci sia non nei micro video, che di fatti hanno trovato uno spazio loro, che è quello degli short, più che altro perché devono riprendersi il mercato che gli ha rubato TikTok dell'attenzione, perché TikTok è un pozzo senza fondo dove tu perdi le ore in un attimo a scrollare sta pagina infinita. Quindi loro dovevano rispondere, però secondo me oggi dal mio punto di vista, che guarda la parte business, quindi non l'intrattenimento generico, così anche i video lunghi
hanno delle persone interessate. È chiaro che il video lungo deve essere strutturato e pensato perché sia lungo e godibile. Ti faccio un esempio: se io parlo monotematico così per un'ora da solo senza che succeda niente, è molto difficile che io fruisca di una roba così guardandolo al PC o al telefonino. Diverso è sulla Smart TV. Io posso guardare la sera un Joe Rogan per un'ora senza alcun problema di dover avere di ascolto tutta la cosa. Quindi dipende anche un po' da chi vuoi raggiungere, in che contesto è, come lui ascolta. Chiarito questo flusso, questo processo, tu dopo sai cosa costruire perché la macchina vada, ecco. Ok. Prego. Posso sapere qual è lo stato dell'arte dell'advertising su podcast solo vocale oggi? È difficile, io non, come posso dire, non sono un esperto di advertising su podcast, però ci sono piattaforme più o meno evolute che ti consentono di fare l'injection dei tuoi spazi pubblicitari dentro il tuo podcast. Faccio un esempio: io potrei preparare un podcast, a un certo punto dice e ora ringraziamo lo sponsor bianco e ti viene fillato dalla pubblicità che viene raccolta, e qualora non fosse fillabile lo spazio bianco, tu metti un tuo audio registrato che pubblicizza un tuo corso, un tuo servizio, un tuo amico o un podcast con cui fai una collaborazione. E ripeto, nel mio caso io vedo i miei dati, io ho il 25% di spazi fillati dalla pubblicità, cioè riempiti, e tantissimi spazi che vanno in bianco, quindi no, ma sicuramente roba che farò boh, 50 euro al mese di tanto, ecco, quindi non è una cosa. Certo è che alla fine dei conti 50 euro di qua, 100 euro da YouTube pagano tanti servizi che cominciano a esserci se vuoi fare podcast. Il software per ritagliare i video, il software per fare le caption, il software qua, il software là, alla fine se voi ci date un'occhiata, io tutti gli anni faccio un'analisi dei miei conti e dico, capri, quanto spendo in questi software da 10, da 9,99 al mese? Una marea, anche perché dopo la prima volta passano, non so perché, a 15 euro tutti quanti. Quindi, però, a parte quello, devi guardare anche al costo economico, ecco. Senti, in chiusura, la regola d'oro del personal branding utilizzando questi mezzi di comunicazione audiovisivi? Allora, secondo me la regola d'oro è servire il cliente. Se tu accontenti il cliente, però devi averlo ben chiaro, che tipologia di persona è. Io non parlo quasi mai di nicchie, perché la nicchia è fuorviante. Secondo me la nicchia è che persona vuoi raggiungere. Quando tu hai chiaro che persona vuoi raggiungere e fai quello che a lui interessa, poi il business viene naturalmente. Quindi l'unico suggerimento è, potete anche registrare se volete col cellulare. È chiaro che l'asticella nel tempo si sta alzando e comunque c'è un interesse, un occhio del pubblico abituato a cose un pochino più, non dico 4K, ma almeno Full HD, un po' curate. Però il problema è, se tu sei l'unico a parlare di subbuteo, un giocatore di subbuteo vorrà ascoltare solo te perché potrà ascoltare solo te. E quindi se tu lo accontenti, sarà disposto a comprare di tutto. Io ho visto che c'è un consulente sulle carte Pokémon che vende ore, consulenza ore sulle carte Pokémon. Io dopo che ho visto questo ho detto, veramente c'è spazio per tutti. Non è vero che è saturo. In realtà devi avere un pubblico e un mercato. Certo che se fai l'unica cosa che a nessuno frega niente, non ti ascolterà nessuno. Però in realtà... Ma evidentemente le carte Pokémon hanno ancora una grande... La consulenza a un adulto. Cioè sì, sì. Un adulto, non un bambino che gioca. Un adulto che gli dice, guarda, ti spiego come imbustarla, ti spiego come valorizzarla, ti dico quella rara e quella... come di... cioè, ti fa delle consulenze, tu prenoti e fai in video call la consulenza sulle carte Pokémon. Ho visto questo, ma c'è spazio veramente per tutti. Diciamo che dalla pandemia in qua tutti questi vari formati hanno avuto e stanno avendo un successo incredibile, uno sviluppo incredibile anche da noi, perché questo in America io vedo, ci sono alcuni che raccontano, diciamo adesso ti spiego come fare a fare i tuoi primi 100.000 follower, no? Dici 100.000 follower, con quelle cose che scrivi in inglese, effettivamente se tu scrivi qualche cosa
hai delle orde di persone che ti guardano, ti leggono, ti seguono. Qua invece è un pochino più dura, no? Sì, però ripeto, io non ho mai guardato, il mio obiettivo non è mai stato quello di fare massa. Comincia a essere interessante avere un po' più di massa rispetto a quello che ho, quindi mi sto ponendo il problema di allargare un pochettino, perché vorrei accedere a degli ospiti ancora più irraggiungibili. Cioè, oggi il gioco è: trovo uno che non conosce nessuno, che è un fuori classe, e è abbastanza facile portarlo a uno show. Ma se io volessi andare a prendere veramente un capitano Elon Musk, diciamo, verso la scelta, questo è esagerato. Dai, però Nerio Alessandri, sì, non ci viene con un podcast purtroppo di 2.000 o 3.000 follower, perché i filtri che ci sono prima ti bloccano. Ok, quindi per aumentare ancora di più il livello e lo standing degli intervistati, a me serve un po' di traction, perché le vanity metrics non le guardo io, ma le guardano poi gli intervistati stessi, quindi devo anche capire un po' come posizionare questa cosa in maniera che cambi un po'. Però ecco, io non ho mai guardato al follower per dire divento uno che ha 100.000 follower. Il mio obiettivo è sempre stato 10.000, perché secondo me questo è il risultato, è l'obiettivo che io devo avere per quello che faccio. Ancora me ne mancano, dico 10.000 su YouTube, e ancora me ne mancano e devo lavorare. A quanto sei? 3.000, cioè non sono neanche a metà. Diciamo che qualche mese ancora. No, qualche anno. Dai, dipende tutto. Magari dipende anche da questo video, dipende anche dai nostri ospiti che sono qua, da quelli che sono online, e dipende dalle prossime puntate che potete seguire in podcast, in TikTok, in YouTube, in... Ci hanno salutato, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao a tutti. E questo video poi andrà nel canale global YouTube di Startup Grind, e quindi potrà essere anche rivisto per magari ricordarsi qualche cosa che nel frattempo magari oggi ci si è perso. Grazie, Gio. Grazie a te. Grazie a tutti, grazie anche alle persone che sono qua con noi, che adesso faranno, dato che siamo in presenza, un po' di networking, vero? E quindi ci si conoscerà molto meglio e molto più approfonditamente, ma soprattutto ovviamente conosceranno Giorgio e magari salterà fuori chissà quale tipo di cosa. No, io direi di no. Sei una persona che ha solo da raccontare cose interessanti, e nel tuo settore ne sai tanto. Quindi ciao a tutti, ciao, grazie, e alla prossima idea, alla prossima puntata di Startup Grind Bologna. Se avete contenuti da suggerirci, persone da incontrare che giudicate interessanti sempre nel settore delle startup e in quello che è lo sviluppo del business, segnalatecele. Io e Franco Bondi, che è il mio socio in questa attività di Startup Grind, vi ringraziamo e vi ringrazieremo. Un saluto a tutti. Ciao.